Eccoci insieme al questore di Reggio Calabria, il dottor Carmelo Casabona. Dottore, allora, una serata questa molto significativa. È una serata che la dedichiamo naturalmente al ricordo di tutte le vittime della mafia, dell'Ndrangheta e della Camorra. La dedichiamo anche alla città di Caserta, a tutti i cittadini, perché con loro dobbiamo fare un percorso di legalità e speriamo che a breve possiamo dire di aver vinto questa grandissima guerra che abbiamo contro la criminalità organizzata. Ecco, a fianco troviamo la dottoressa, a fianco al questore Adriana Musella, che è tra le protagoniste di questa serata. Dottoressa, cosa ci può dire di questa serata? Ma questa è una serata di memoria, è l'anniversario della morte di Gennaro Musella. Che suo padre, ricordiamo. È mio padre, e nel suo ricordo la Polizia di Stato di Ferimenti dedicano questa serata alle vittime delle stragi di maggio. Ecco, abbiamo visto tantissimi personaggi, tra virgolette, quindi tutte le istituzioni presenti. È una soddisfazione anche questa. Noi lavoriamo a fianco delle istituzioni, riferimenti da sempre a fianco delle istituzioni, le istituzioni sono al nostro fianco e le ringraziamo per questo. Ecco, diamo un significato alla gerbera gialla. La gerbera gialla è un fiore della memoria, ma anche un fiore della rinascita. Stasera fa memoria, ma rinasce per trasmettere il proprio messaggio di riscatto e di speranza. Grazie. Grazie, grazie signor Pezzale, grazie dottoressa.